Bene, dice, a non parlarmi del sud e dei suoi braccianti uccisi dalla polizia. Non mi mazza la cerva, caina mia. Un altro tema attuale all'epoca come oggi era il corteggiamento, solo che a volte la donna si rifiutava di canto ristornelli all'asta di canto di stornelli di primo mattino. La meglio farmacia uno ti basta. La migliore farmacia che non ti basti. Nell'agosto del 57 ci fu un'altra rivolta, ma nel Brindisino. L'uva del sud era già sottostimata e con questo attacco non valeva più niente. E tu non facci meno. Si trattava dei primi effetti della globalizzazione. Io avevo 14 anni. Vidi una persona che venne ferita. I feriti si nascondevano perché avevano paura. Cioè, non so se sono stati, se sono andati in ospedale. Accanto lì d'argento e son figlia d'un bel mare. Lo zumo da collini spondi alla testa ci penso io. La rivolta di Nardò ha avuto delle conseguenze importantissime. La prima è stata il processo Sabre. In seguito a questo processo sono state denunciate 11 persone per il reato di riduzione in stato di schiavitù, come se fossimo in Libia. E 2011, quando l'hai visto, c'è il caporale, le frustano le persone dentro il campagna, ti rendi conto? Giuro. Se frustano le persone dentro il campo. Dallo che volo sopra stande, torna da trete. Ogni donna dalla busta paga, 10 euro al giorno ti dà. Paola è andata in questo modo, ma quante braccianti che non si sentivano bene. Il caporale ha detto vattene nel pulmino e stai lì, aspetta. Stefano Arcuri, il marito di Paola, ha avuto il coraggio di sfidare la mafia. Non è più l'epoca della schiavitù. Dite loro che volete avere un contratto vero, come tutti i lavoratori del mondo, e uno stipendio proporzionale al vostro rendimento. A partire da oggi, il vecchio sistema è finito.